Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Scopriamo le creazioni in resina. Sì, che bello! Sì, no, non mi sto stancando di fare Scopriamo le creazioni in resina, se me lo state chiedendo. Anzi, mi sto divertendo parecchio. I colori, come potete vedere, sono sempre gli stessi perché sono decoccio, come si dice. Come si dice? E niente, il cassettone qua si sta riempiendo sempre di più. Guarda che meraviglia! E ci siamo quasi, perché dopo questa colata ne mancherà ancora una e poi credo di aver finito tutte le commissioni. Comunque, ragazzi, bando alle ciance e si parte. Allora, partiamo da questo bellissimo cameo color azzurro pastello. Oh, meraviglia! Meraviglia! Bello, mi piace. Ci piace. Poi questo invece, sempre per le mie cover dedicate a Starbucks. Wow, volevo un color caffè. Ma perché vengono sempre queste macchie arancioni qua in mezzo alla via? Non l'ho capita. Vabbè. È bello lo stesso, ma sta luce oggi. Wow. Non so se è meglio con la luce spenta o accesa, boh. Aspettate che accendo anche l'altra della sala. No, ho cambiato niente. Bene. Si apro. E facciamo entrare un po' di luce del mattino. Ma dai, forse qualcosina. Ma non lo so, oggi forse è meglio con la luce spenta. Vabbè, dai, vediamo poi nel corso dello scopriamo. Comunque, questo qui, color caffè, è meraviglioso. Poi, fioccone rosa. Bellissimo. Bellissimo, uguale alla base che avevo detto che avrei rifatto perché era uscita una bolla. È uscita una mini bollina lì allo stesso posto, evidentemente quel posto lì è un po' sfigatello. Comunque sono meraviglia delle meraviglie, questo color pastello. Wow, ci piace! Sì, ci piace! Poi, sempre in fissa col mio, ecco, no, questo è bocciato. Questo è stato bocciato. È uscito un color, non lo so. Volevo far uscire un color caffè sopra, ma non ce l'ho fatta con base al crema cappuccino. Qualcuno mi ha suggerito crema cappuccino. Sopra volevo farci uscire questo marrone, ma non ce l'abbiamo fatta. E questo è stato scartato. Qua altra prova, ma credo che sia come quella. Purtroppo. Infatti, ma che è sto grigio qua? Perché è uscito grigio? Perché gli ho messo l'argento, fresca? È vero, gli ho messo l'argento. Vabbè, no, questi sono stati bocciati, questi sono bocciati. A parte che questa base di questo fiocco non mi piace proprio. Poi questo colore qua, no, no, niente, via. Bisogna dire quello che bisogna dire. Vedi, questo è già sul dorato. Sul dorato va bene. Sul dorato va bene. E sono uno e due. Infatti, questi due ci piacciono. Sì, questi ci vanno bene. Questa stella, bella, vedi perché non ho fatto lo stesso colore? Si capisce una mazza stamattina, bene. Bello, ci piace. Sì. Abbiamo un tavoletta al cioccolato, vaniglia. Vaniglia bella, semplice.
color biscotto, chiaro. Diciamo che è ancora crudo, color biscotto qua. Questi due me li sono fatti per me. Eh sì, era impossibile riprendere quel colore lì. Quel colore lì fantastico che mi era uscito qua, era impossibile riprodurlo. Infatti questo è fantastico della scorsa volta. Questo sì, anche questo è bello, eh. Questi sono miei, me li sono fatti per me. E non vedo l'ora di farci due dolline. Qua devo rifilare. E va bene. Poi abbiamo l'ultimo color marrone, base cameo, wow, stupendo, fantastico, bellissimo, ci piace un sacco, in confronto all'altro che sto pescando, cioè incredibile, è quasi uscito lo stesso colore, incredibile, belli, mi piacciono un sacco. Poi aspetta che tiro via un po' di roba, eh. Ah sì, vediamo questo colore, questo Starbucks. Che bello! Ok, non si legge lo stesso, non si capisce bene lo stesso, però al suo perché. E comunque anche le bolle che si vedono qua e qua, secondo me ci stanno bene. Perché lo antichizzano, come si può dire. Sembra una moneta antica del Starbucks. Bella, mi piace. Poi andiamo avanti con vaniglia. E va bene. Cookies, vaniglia e va bene. Poi lecca lecca di Topolino, che non uscirà mai nella vita. Sì, invece dai che ce la faccio. Ok, è ancora un po' morbidino, ma è stupendo. Poi ci passerò sopra lo smalto marroncino che ho e farò diventare un lecca lecca al caffè. Sì, che buono. Poi appena ho fatto colazione. Oh, meraviglia, mamma, quanto mi piace questo fiore. Non so quante volte l'ho detto, ma questo fiore mi piace tantissimo. Poi ho usato lo stesso colore che ho usato qua per il fiocco e secondo me è strabiliante. Poi vado avanti. Oreo, bellissimo, molto realistico, mi piace. Barrettina al cioccolato. Oh cavoli, questa è la prima volta che la facevo. Cavoli, sto stampo è bellissimo, eh? Lucido, sembra proprio una barrettina al cioccolato. Colore fantastico. Poi, ah, la rosellina che mi piace tanto, vediamo. Cos'è uscito la rosellina? No, vabbè, che ve lo dico a fare. Cosa ve lo dico a fare? Stupendi, stupendi. Poi croissant color vaniglia, biscotto forma di cuore color vaniglia, fiocco rosa opaco, non lucido. È lo stesso, ma qua è lucido ed è fantastico. Ma sì, anche opaco non è malvagio. Questo azzurro ripreso da questo. Belli, mi piacciono un sacco. Poi abbiamo Bucaneve. Wow. Forse l'ho fatto un po' troppo chiaro. Sul Bucaneve ci voleva un'anticchia più scuro. Vabbè, dai. Ce lo facciamo andare bene. Ascolta. Che dici? Sì, ce lo facciamo andare bene. I pan di stelle. Wow, sbrilluccica! Sì, perché c'è quel marroncino lì smaltoso che ha un po' di brillantini dentro e l'effetto è bello. Poi questo uguale, beh, è chiaro, fatti insieme.
Sono bellissimi. Sì. Abbiamo questa, la stellina solita mia, che ho fatto lo stampo. Wow, bellissima. Ci sono sui glitter, ho usato lo stesso colore di questo. E poi abbiamo fatto, ho fatto un omino al cioccolato. Sembra vero, sembra da mangiare. Buono. Poi abbiamo ancora la stellina biscottosa e ci piace. Il cuoricino biscottoso e ci piace anche lui. Questo l'ho fatto un tantino più scuri, vedi che sono usciti meglio? Sì. Una rosellina azzurra con glitter. Bella. Molto carina. Vediamo se spingo. Il cane che abbaia, ma certo, deve portarlo adesso a fare il giretto. Va bene. Il biscottino ci piace. E poi wow, no vabbè, ma questo stampo qui è qualcosa di spettacolare, questo stampo qua per questi due biscotti, eh. Praticamente il resto non l'ho mai usato, come potete vedere. L'avrò usato un paio di volte il resto. Cioè, i biscotti sono usurati per quanto li ho usati. Ma guarda che belli che sono. Anche al tatto sembrano biscotti. Io guardo, non ho parole. No words. Guarda, cioè, che vi devo dire io? Meraviglia. E poi, togliamo tutta sta roba. Ho le alette. Wow, bella. Sì, non mi fanno impazzire, devo dire la verità. Però va bene, dai. Siamo sempre sulla linea del cappuccino, del caffè e quant'altro. Una nocciola, sì, prima o poi mi passerà la... Come si dice? Prima o poi mi passerà la mania, eh. Non so quando, ma tutto cioccolato, tutto biscottoso, cioè, sono parole, vabbè. E niente, ragazzi, io vi saluto e vi dico che questo per adesso è l'ultimo Scopriamo le creazioni in resina, anche se oggi farò un'altra colata, ma la vedrete, credo, nell'anno nuovo, perché domani abbiamo deciso, io e mio marito, di fare... di fare capodanno alternativo, l'ultimo dell'anno alternativo. Tamara, in che cosa consiste questo ultimo capodanno alternativo? Ultimo giorno dell'anno alternativo. Niente, niente di che, consiste nel fatto che andremo a fare un mercatino su a Menaggio, sul Lago Maggiore, no, sul Lago di Como, scusatemi. Bello, un bel paesino, ci siamo già stati e abbiamo detto, ma sì, mi sono avanzate delle cose del mercatino di Natale, ho detto, ma finiamo in bellezza, per modo di dire, perché stavo benissimo anche a casa domani, visto che è festa. Vabbè. Comunque ragazzi, niente, vi saluto intanto con questo Scopriamo le creazioni in resina, dovrei riuscire a fare un altro video e caricarlo domani. Comunque, se non dovessi riuscirci, vi auguro un buon anno. Domani finalmente è l'ultimo giorno di questo 2016, che non è stato molto favorevole, almeno per quanto mi riguarda. Infatti non vedo l'ora che finisca. E niente ragazzi, spero che tutte queste mie Scopriamo creazioni vi siano piaciuti, anche se sono praticamente sempre uguali. Praticamente no, vabbè, dai. Comunque niente ragazzi, un saluto e buon anno a tutti voi, e se riesco carico un altro video e lo vedrete domani mentre sarò al mercatino. Ciao ragazzi, un saluto a tutti e passate, mi raccomando, un bel capodanno. Ciao, alla prossima.